delle classiche problematiche che nascono all'interno di un'organizzazione è l'organizzazione delle ferie e dei permessi. Perché questo? Perché tipicamente quando qualcuno chiede appunto un permesso delle ferie, le chiede con il giusto anticipo, naturalmente, e però poi ci si dimentica. Quindi se si è responsabile di team, se è il titolare, se è appunto qualcuno che ha premura conoscere quali sono appunto le disponibilità delle risorse, e scopriamo che domani questa risorsa è in ferie e la risorsa puntualmente dice, ricorda, un mese fa te l'avevo detto ma io non me lo ricordavo, però tu non me l'avevi approvato, e quindi nasce una situazione di potenziale disagio. Anche qui, tramite le regole di automation, siamo in grado di attivare un processo, ad esempio, un processo di approvazione veramente semplicissimo da impostare, tale per cui quando una risorsa va a inserire a calendario un evento di tipo ferie o permesso, ad esempio, scatena in automatico un processo di approvazione. Vediamo il caso. Voglio andare a evidenziare che il 26 andrò a fare ferie e permesso per la mattinata, salva. In questo caso l'ho messo nel mio calendario, ma anche senza avvertire il mio responsabile o le risorse umane che io mancherò, come vedete in automatico a questo tipo di evento, ferie e permesso, che è personalizzabile il sistema, ho fatto sì che nascano delle regole automatiche di approvazione per cui a Mario, responsabile del mio reparto, responsabile delle risorse umane, nasce immediatamente un incarico di tipo approvare ferie. Allora rimane tracciato che io le ho chiesto il 17 di aprile, che saranno per il giorno 26, Mario riceve un incarico, quando Mario lo completerà verrà tracciato in chat la data e l'ora in cui lui l'ha completato, verrà lasciata traccia in maniera indelebile di quando Mario ha visto questa richiesta di permesso, e se lui avrà bisogno di chiedermi spiegazioni o qualunque altra situazione possa nascere, ne potrà discutere con me nell'area di chat. Se devo mettere a conoscenza di questo evento di ferie permesso anche un'altra figura dell'azienda, che è il mio collega o chiunque altro, innanzitutto potrò farlo immediatamente con la funzione di condivisione, o comunque ricordatevi che in questa zona di notifiche, anticipatamente al mio ferie permesso, qui comparirà alle persone del mio team che io quel giorno mancherò. Basta disagi legati a ferie e permessi, che sono una tipica situazione che c'è in qualunque tipo di organizzazione, che sia da tre persone o peggio ancora naturalmente che sia un'azienda più strutturale. Anche questa è una best practice semplicemente impostabile legata al tema dell'automation.